Buongiorno Avvocato Fava, grazie ancora per ospitarci presso il suo studio di Milano. Buongiorno a lei, è un piacere. Grazie. Quest'oggi siamo venuti a trovarla perché è proprio dalla scorsa settimana la notizia che la Corte di Cassazione ha depositato una sentenza destinata a far parecchio discutere. Ci riferiamo ovviamente a quella relativa all'applicazione dell'articolo 18 ai dipendenti pubblici. Le chiedo in primo luogo di spiegare un po' il fatto, di cosa stiamo parlando, cosa è successo. Ma certo, ha detto benissimo lei, senz'altro farà discutere perché. Perché purtroppo, purtroppo per fortuna, ma in questo caso la mia opinione purtroppo, la Suprema Corte è intervenuta su una materia ma in controtendenza ad un orientamento precedente. E mi spiego subito, arriviamo al dunque, soprattutto sulla situazione di fatto. Qui ci troviamo di fronte a due categorie di dipendenti, di lavoratori. I lavoratori del settore privato e i lavoratori del settore pubblico, pubblico impiego. Sul pubblico impiego tutti sanno quanto si è intervenuti in passato, una per tutti la riforma Brunetta, che aveva cercato di privatizzare il pubblico impiego. Stando al dato testuale c'era riuscito, perché comunque si aveva avvicinato moltissimo il pubblico impiego al diritto privatistico, quindi al rapporto di lavoro privato, tant'è che tutte le questioni, le controversie del pubblico impiego erano e sono, dovrebbero essere demandate alla magistratura ordinaria civile del lavoro, ad eccezione dei concorsi. E quindi questo va benissimo. Ma cosa è successo? È intervenuta la magistratura dicendo quale tipo di tutele deve avere il pubblico impiego a differenza del rapporto privatistico, e quindi creando un'altra divaricazione e un altro dualismo tra categorie di dipendenti, quindi il dipendente del settore privato e il dipendente del settore pubblico, ambedue però con delle distinzioni importanti, e cioè arriviamo al dunque così capiamo a ritroso cosa è successo. Al dipendente privato il Job Act non applica più l'articolo 18, l'ha eliminato, quindi se vogliamo sinteticamente oggi nel caso in cui ci sia un licenziamento ingiustificato il dipendente privato non otterrà o difficilissimamente riuscirà ad arrivare alla famosa reintegra, quel famoso baluardo articolo 18. E quindi oggi l'articolo 18 inteso come reintegra viene visto in maniera molto 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 residuale, cioè potrà avvenire soltanto se si è in presenza di un licenziamento discriminatorio, insomma molto molto marginale. Invece nel settore pubblico, inaspettatamente, inopinatamente, l'articolo 18 si applica, e quindi il dipendente pubblico nel caso in cui venga licenziato potrà ottenere la reintegra. Questo aspetto è veramente importante, importante, delicato, a mio modo di vedere in maniera molto sommessa non doveva essere affrontato e deciso in questi termini, ma perché? Non perché lo dico io, perché ho un mio parere personale o perché ho un suo parere personale o perché di chi che sia, ma perché c'è un iter logico-giuridico da seguire. Ora, quando era intervenuto il famoso articolo 51 del decreto legislativo 165 del 2001, cos'era successo? È successo che, ad esempio, viene introdotto nel mercato il Job Act. Il Job Act, in virtù di una lettura del diritto positivo, il Job Act viene applicato a tutto ad eccezione di ciò che viene espressamente escluso. E lo ribadisco e sottolineo, espressamente escluso. Ecco perché la riforma Madia avrebbe dovuto espressamente prevedere un qualcosa e quindi fare chiarezza su questa materia. Perché, ancora una volta? Perché stando a una lettura testuale del Job Act, in linea anche con la riforma del pubblico impiego, della riforma Brunetta, il Job Act non ha previsto deroghe, non ha previsto esclusioni per il pubblico impiego, quindi automaticamente
doveva essere applicato il Jobs Act anche al pubblico impiego, salvo un'espressa deroga in tal senso. Ad oggi tutto questo non c'è, ad oggi non c'è un'espressa esclusione addirittura della riforma Madia, che è intervenuta male, non è intervenuta compiutamente, non ha fatto chiarezza, e non avendo fatto chiarezza inevitabilmente il vulnus rimane. Ma il vulnus che rimane non è premesso che si applica l'articolo 18 e la reintegra al pubblico impiego, aspettiamo che poi faccia chiarezza il legislatore. No, l'impostazione corretta, metodologica e sostanziale, doveva essere: premesso che il Jobs Act vale anche per il pubblico, perché così va letto in senso strettamente giuridico, premesso quindi che il Jobs Act vale anche per il pubblico impiego e quindi la reintegra non c'è, salvo che quei residui casi previsti dal Jobs Act, premesso questo, aspettiamo che il legislatore, comunque sarà il legislatore a dover far chiarezza, perché è suo il potere legislativo in tal senso, a fare chiarezza in questa materia, quindi a decidere se, ma con una legge, con un intervento legislativo, a decidere se il pubblico impiego viene escluso dall'applicazione del Jobs Act, e qui capite quando si dice deroga espressa, cioè una previsione espressa in deroga. Quindi la riforma Madia avrebbe dovuto prevedere espressamente che il Jobs Act non si applica al pubblico, così facendo rimaneva la reintegra per il pubblico. Questo non è stato fatto ad oggi, anzi è poco chiaro, è poco preciso, è molto poco puntuale sull'argomento, quindi speriamo che un domani ci sia una maggior chiarezza, ma però non possiamo esimerci dal sottolineare questo intervento della Corte Suprema di Cassazione, che sul punto sicuramente quantomeno creerà uno strascico giurisprudenziale, perché a mio modo di vedere non è condivisibile questa interpretazione che ha dato la Suprema Corte proprio sull'applicazione della reintegra dell'articolo 18 al pubblico impiego, non andando contro, ma malinterpretando ciò che invece il legislatore aveva già previsto e lasciava in tal senso una deroga espressa sempre al legislatore, ma in punto di riforma del pubblico impiego, della pubblica amministrazione. Quindi questo vulnus purtroppo rimane, ancor di più con questo intervento. Non possiamo neanche nasconderci, o non possiamo neanche sottacere il fatto che sicuramente questo intervento crea una disparità di trattamento tra dipendenti, perché che sia dipendente del settore privato, dipendente del pubblico, del settore pubblico, sempre dipendente sono, quindi a parità di categoria creo una disparità di trattamento che non è francamente giustificata né probabilmente accettabile. E quindi, come al solito, ci troviamo con una categoria di lavoratori pubblico impiego che viene tra virgolette privilegiata in contrapposizione a una identica categoria di lavoratori però al settore privato, identica in termini di contenuto, di qualità, di efficientamento, di performance, e quindi perché deve avere una disparità di trattamento normativo che poi si riverbera anche nella sostanza? Ovviamente, se io, un conto è ottenere la reintegra nel caso in cui sia stato illegittimamente licenziato, altro paio di maniche è ottenere una somma di denaro che chissà se sarà poco, sarà medio o sarà tanto. Ecco, questo in sintesi è l'intervento che è avvenuto, che è un intervento molto importante, molto con delle conseguenze sicuramente che faranno discutere già adesso, che faranno discutere ancora di più, e che astrattamente, chiudendo un po' la nostra chiacchierata, il nostro dibattito, astrattamente inevitabilmente alimenterà un contenzioso che però, a mio personale parere, quindi personale opinione, non è un bel contenzioso. Non è un contenzioso virtuoso, non lo sarà. È un contenzioso che deve tendenzialmente trovare il fil rouge affinché
il dipendente in senso generale, e quindi vi compreso quello privato e quello pubblico, abbia stesse parità di trattamento, parità di condizioni, venga trattato nella stessa maniera. Una domanda che viene immediatamente spontanea, visto anche l'attualità di altri fatti, è ad esempio quali conseguenze potremmo avere nel caso delle questioni relative ai famosi furbetti, no? Visto che ultimamente abbiamo avuto un incremento, no, di questi fenomeni, perlomeno non tanto del fenomeno quanto del fatto che si è scoperto. Quindi la domanda è: come può riverberarsi questa sentenza rispetto a questi fatti? Certamente può incoraggiare questi furbetti, così chiamati, così denominati. Perché? Perché se ieri questi furbetti potevano temere la non reintegra, oggi invece no. Nel caso in cui riescano a ottenere una sentenza positiva di illegittimità del loro licenziamento, possono arrivare alla reintegra. E questo sicuramente non fa bene, proprio per il motivo su cui ragionavamo un attimo fa. Non fa certamente bene alla buona giustizia, a equità, a condizioni di equità, di buona fede, di correttezza. Perché? Perché la disparità di trattamento incide sul tema, incide negativamente sulla situazione. Quindi questo sarebbe stato un altro motivo utile per cercare di equiparare una volta per tutte, almeno sotto questo profilo, il dipendente del settore privato col dipendente del settore pubblico. E invece purtroppo potremmo dire che è stata un'occasione persa. Speriamo che se ne presenti un'altra di occasione che venga colta in senso costruttivo, nel giusto senso, in modo tale che quindi equipari le due categorie di lavoratore, settore pubblico e settore privato. Per tornare un po' alla sua giusta osservazione sui furbetti, lì però ricordiamoci che già con la riforma Brunetta si poteva intervenire bene, perché la riforma Brunetta aveva equiparato, aveva avvicinato moltissimo il settore pubblico al settore privato sotto il profilo del processo, ad esempio. E quindi si può intervenire fin dalla riforma, dall'entrata in vigore della riforma Brunetta, si poteva efficacemente intervenire disciplinarmente nei confronti di questi dipendenti pubblici che non fanno il loro lavoro, che non si comportano bene, quindi che non danno la loro prestazione lavorativa a regola d'arte, come tutti a sto mondo dovrebbero. Un altro aspetto su cui volevo il suo parere, che a chi non è del mestiere ovviamente può risultare un po' fumoso, quando si dice che si giustifica il dualismo evidenziato anche da questa sentenza con il principio che si debba garantire il principio di buon andamento della pubblica amministrazione. Cosa si intende? Ma sì, certamente, è un principio generale questo, un principio generale come ad esempio esiste anche nei servizi fondamentali delle infrastrutture, per dire, insomma, in determinati servizi lo sciopero si può fare, ma si può fare in determinati momenti, perché sennò andrebbe a compromettere il servizio assistenziale di pubblica utilità al cittadino. Allora, in questo caso è un principio generale che però non può essere la prima e unica giustificazione a fondamento dell'orientamento della Corte Suprema di Cassazione, anche perché è un principio che non può andare contro l'orientamento, l'approccio legislativo, metodologico, sostanziale e l'orientamento della giurisprudenza. Cosa voglio dire? Voglio dire, se il Job Act non prevede espressamente qualcosa in deroga all'applicazione del Job Act nel pubblico impiego, e non può essere un principio così generale, quindi così generale, generico, a intervenire e a decidere in tal senso. Non è assolutamente accettabile. Un altro aspetto che mi ha incuriosito leggendo i giornali in questi giorni è quello che fa riferimento alla diversa natura del datore di lavoro rispetto al dipendente privato. Anche qui, che cosa si intende? Certo, sono, a mio modo di vedere, sono elementi di buonsenso, ma come il buonsenso esiste anche nel privato, ma non sono tali
da indirizzare un orientamento giurisprudenziale, quindi una sentenza. Non sono sufficienti questi elementi di buonsenso. Sono gli elementi di buonsenso, come questo, come anche il precedente, possono essere di contorno, quindi aiutare a, la magistratura, ma come chiunque, a andare verso una certa direzione, ma non sono questi determinanti. Se parliamo di diritto, dobbiamo fondarci sul diritto. E se ci sono delle leggi, devono essere interpretate correttamente le leggi, quindi l'approccio logico-giuridico deve essere quello determinante e prioritario al fine di interpretare una legge in un senso o nell'altro, e non elementi di buonsenso. Per l'amor di Dio, assolutamente, assolutamente meritevoli, ma però sempre comunque elementi di buonsenso. Come ci spieghiamo allora a questo punto la differente sentenza di novembre? No? Perché questo è poi l'aspetto che stride ancora di più. Certo, questo forse è il vero tema, ma qui bisognerebbe andare a sentire i magistrati della Corte Suprema. Però loro, cioè, la magistratura del lavoro, io personalmente la stimo, l'apprezzo su tutto il territorio, in tutti i gradi, perché sono comunque magistrati molto preparati, molto qualificati e fanno il loro mestiere sicuramente in ottima fede. E adesso non so quali siano quali sia il filo conduttore che le ha portate a decidere in tal senso. Certo è che forse c'è stato un approccio, un filo leggero, un filo forse non così, non hanno utilizzato forse un grado di approfondimento maggiore che meritava la situazione, proprio perché c'era in ballo una questione veramente molto importante, cioè il dualismo tra due categorie di dipendenti, dipendente del settore privato e dipendente del settore pubblico. E anche perché il legislatore sul punto non si era ancora espresso, doveva intervenire, ed era forse bene lasciare al legislatore, tra virgolette, carta bianca in tal senso, ma, come si suol dire in termini giornalistici, a bocce ferme, e non mettere questo tassello forse un po' improvvido che chiaramente rischierà di produrre, alimentare nuova giurisprudenza sul punto, quindi di andare a discutere, dibattere su un caso che francamente potevamo anche risparmiarcelo. A questo punto, in conclusione, cosa potremmo ancora aggiungere rispetto soprattutto al grande discorso della riforma della pubblica amministrazione, di cui questo è un elemento peraltro? Che è ancora in progress. Che è una riforma ancora in progress. Francamente era una riforma facile, detto fuori dai denti, non ci voleva un granché, tutti si aspettavano che la riforma Madia intervenisse facendo chiarezza, ci ha sorpreso negativamente perché ha fatto ben poca chiarezza, e speriamo che a questo punto faccia tesoro il legislatore di ciò che deve ancora essere migliorato, ultimato e perfezionato, che lo faccia una volta per tutte, in modo tale che tutti noi, tessuto imprenditoriale, industriale e occupazionale e esperti del settore, possano poter fare affidamento su un dettato normativo efficace, efficiente, chiaro, trasparente e poco interpretabile. Bene. La ringrazio ancora e alla prossima a questo punto. Ma con grande piacere.